Bentornati su Radio Antenna 1 e soprattutto ben ritrovati su Impresa Radio Network, il nostro contenitore dedicato alle imprese, alle arti e ai mestieri, con lo scopo di fare una rete virtuosa di professionisti e soprattutto di valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Oggi abbiamo come graditissima ospite Maria Marengo, Life e Business Coach. Ciao Maria, come stai? Ciao a tutti, grazie del vostro invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. Bene, anche a noi fa piacere averti qui e soprattutto parlare della tua esperienza lavorativa che personalmente mi interessa moltissimo. Allora, Life and Business Coach, che cos'è esattamente? Allora, Life and Business Coach è un allenatore mentale. Sì. Cioè un professionista che si occupa dell'obiettivo del proprio cliente, quindi si preoccupa di aiutare il proprio cliente a raggiungere quello che desidera, quindi raggiungere un risultato. Molto spesso il cliente parla in termini di desideri, di aspettative, di sogni e poi molto spesso purtroppo non lo riesce a realizzare, certo, e lascia incompiuti. Cosa fa il coach? Aiuta il proprio cliente in ambito vita, life, o in ambito business, lavoro, a raggiungere quei risultati che il cliente desidera raggiungere. Ottimo. In che modo? Lavorando sui pensieri che il cliente attiva e cercare di capire come definire con chiarezza e precisione l'obiettivo. Perché molto spesso, come si dice, il cliente parla in termini di sogni, ma non di risultati. Quindi bisogna innanzitutto insegnare al cliente, accompagnarlo a definire, certo, con chiarezza l'obiettivo, a capire la situazione che vive, in che cosa porta un problema, certo, e poi pian pianino aiutarlo a individuare quei convinzioni limitanti, quei pensieri che gli impediscono di raggiungere quello che vuole. Quindi è un percorso di consapevolezza del sé, del proprio potenziale. Sì. Mi piace molto come è cominciata questa conversazione, perché molto spesso facciamo un po' fatica a distinguere quello che è un obiettivo da quello che è un sogno, ma anche nelle cose più semplici della vita di tutti i giorni. Quante volte sentiamo persone: ah, voglio sogno tanto di dimagrire. Ok, va bene, trasformiamolo in un obiettivo. Che caratteristiche deve avere perché sia, allora, realizzabile? Deve essere individuato mentalmente a livello di precisione, quindi, ecco, deve essere specifico, preciso, deve essere anche misurabile, perché se noi non sappiamo la differenza tra una situazione di partenza e una situazione di arrivo, come possiamo preparare la nostra mente ad attivare dei comportamenti che ti portino al, certo, risultato? Certo. Per quello che a volte si dice sogni, perché le persone dicono voglio, ma non indirizzano la mente verso un percorso definito. Certo. Quindi bisogna anche conoscere la direzione e il risultato, come dicevo prima, che si vuole raggiungere. Ma cosa succede? Succede che sono le nostre convinzioni limitanti, esperienze magari che abbiamo avuto, che ci hanno bloccato, certo, e magari in certe situazioni incapacità di prendere delle decisioni, perché siamo nella confusione, fanno sì che la persona non esprima il proprio potenziale, le proprie risorse e le lasci nel cassetto. Certo. Invece il coach cosa fa? Allena. Con domande potenti che aiutano la riflessione a aprirsi a nuovi punti di osservazione della realtà, a nuovi tipi di linguaggio e quindi a nuovi tipi di comportamento. E quindi il cliente, rispondendo a queste domande, incomincia a scoprirsi. Esatto, attiva dei processi, come dicevi tu, mentali, quanto è potente la nostra, sì, mente. Prima hai detto una cosa molto molto interessante, il pensiero limitante. Noi viviamo in una cultura permeata ormai da secoli da parole come destino, fortuna, quanto magari appunto guardare queste parole con un'ottica, passami il termine, non corretta, ci limita. Certo, assolutamente. Allora, volendo destino può avere anche un contenuto spirituale, certo, ma molto spesso le persone proprio dicono: io non posso, io non ci riesco, io non ho quel talento, io non sono portato. E perché? Perché molto spesso assorbono
pensieri, convinzioni, che convinzioni in termini di coaching vuol dire opinioni soggettive trasmesse dalla società, certo, dal contesto di riferimento, molto spesso dalla scuola, dai familiari, certo. E quindi cosa succede? Fanno proprie molto spesso, tristemente, dei pensieri di altri, anche dei pensieri di incapacità trasmessi da altri, che ci condizionano, e li fanno propri e li vivono. E allora cosa succede? Che quei pensieri diventano cose, diventano comportamenti, che alla fine diventano comportamenti viziosi a livello mentale, che portano alla realizzazione di un allontanamento dall'obiettivo. E tutto sta a noi, in noi, a scoprire questi pensieri per cambiarli, oppure anche per, come si dice, accantonarli e crearne nuovi. Certamente. Quindi creare mentalmente delle altre prospettive, certo, in termini anche psicologici. Io sono un coach, però voglio dire, una disciplina che si, specialmente il mio, che è un coaching ontologico, si interfaccia anche con la sociologia, filosofia, psicologia, certo, si parla di profezie che si autoavverano. Mm-hmm. Quindi se noi pensiamo di non poter fare una cosa, come si dice, siamo già verso metà percorso, siamo già proiettati a non farlo, perché a livello mentale cosa facciamo? Creiamo delle rappresentazioni mentali limitanti che ci allontanano dall'obiettivo. In realtà, se invece pensassimo già alla possibilità, avremo un'energia diversa, certo, una creatività diversa, una proattività diversa che ci porterebbe a raggiungere l'obiettivo. Interessante, molto interessante. Magari a raggiungerlo, almeno avvicinarsi. Certo, o comunque nel percorso scoprire che magari non è quello l'obiettivo che vogliamo, magari scopriamo anche che abbiamo obiettivi diversi. Anche, ma ci avviciniamo comunque energeticamente o anche come comportamento di più all'obiettivo, che come dici giustamente tu, magari non era quello che avevamo pensato in partenza, ma è molto più il traguardo che noi raggiungiamo, è molto più vicino. Certo, poi comunque immagino che sia già particolarmente importante fare questo percorso, sì, indipendentemente dal raggiungimento di certi obiettivi, quindi la consapevolezza del sé maggiorata, sì, nel tempo, credo che sia già un grande obiettivo, indipendentemente, guarda, dal fatto di magari desiderare fortemente di diventare miliardari. Ma anche lì, posso dirti, mi hai stimolato con questa domanda, con questa mi battuta, hai toccato. Cioè, voglio dire, il percorso del coach, almeno come lo intendo io, che è un coaching ontologico trasformazionale, porta alla trasformazione della persona e all'espressione della sua essenza. L'essenza di una persona è il meglio che una persona può esprimere, non, certo, deve essere per forza una super donna o un super uomo. Assolutamente. Voglio dire, non dobbiamo creare dei modelli stereotipati, se no creiamo delle persone. Noi come coach dobbiamo imparare a accompagnare le persone a essere libere, certo, e vere, non degli stereotipi, perché a volte mi capita anche di vedere dei comportamenti che io dal punto di vista del coach non condivido. Esattamente. Per me il coaching è liberazione, certo, da pensieri che ti limitano e espressioni di potenzialità e anche espressioni di risorse che ci sono già ma sono semplicemente sommerse. Quindi potenzialità che si esprimono, ma anche risorse che si sono già ma che il cliente si dimentica di avere. Certo. E quindi una volta che l'ha scoperta viene fuori, sì, fiorisce in qualche modo, viene in fuori modo, come un bruco diventa una farfalla, certo, come una persona che esce da un guscio. Mi piace molto questa cosa e il tuo modo di parlare mi fa capire che comunque hai un grande rispetto per la libertà di pensiero delle persone che si rivolgono a te. Il percorso è loro, tu sei una voce guida che in qualche modo li aiuta a tirare fuori il maggior potenziale possibile per essere anche più soddisfatti e più felici. Maria, io ci tengo tanto a dare i tuoi riferimenti social. Troviamo Maria Marengo su Facebook con appunto Maria Marengo Coaching. Abbiamo anche un riferimento linkedin.com/in/maria-marengo-a991264-1. Grazie. Mi è fatto molto piacere conoscerti, è stato molto, molto interessante questa chiacchierata per me. Grazie di essere venuta qui a Impresa Radio Network. Grazie di questa opportunità che mi avete dato. È stato davvero un piacere. Noi ragazzi ci salutiamo, vi lasciamo alle prossime interviste di Impresa Radio Network.